Che sonno, mamma mia, che notte strana. Per fortuna che ora è mattina. Ho fatto una bella dormita. Guarda, fuori è giorno. Ok, sarà il caso di uscire. No, chi è che c'è nell'armadio? No. Oh no, no, mio Dio, è la zia Ostrogota. È la zia Ostrogota, io lo sapevo. Quella là mi perseguita. Continua a spiarmi il pensiero. È solo lei che riesce a spiarmi il pensiero. Riesce a leggermi nel pensiero, accidenti. E io riesco a leggere nel pensiero degli altri, delle altre persone. Io so cosa gli altri pensano. E lei sa cosa io penso. Ed è l'unica che lo sa. E ha detto che vuole dire tutti i miei più oscuri segreti. Come quella volta che mi son cagato addosso. Chi è lui? È Raborti Pastrocchio. Mi scusi, lei è un poliziotto? Ok, gli occhi, i suoi occhi sono un po' strani, vabbè. Comunque vediamo un po' cosa pensa. Oh mio Dio, ha fatto cose brutte, cose molto brutte che voi esseri umani non potete nemmeno capire cosa ha fatto. Oh, lui chi è? Sale Versato. Sale Versato, oh mio Dio. Sale Versato ha fatto cose brutte con la zia Ostrogota, oh no. invece Scacco la Fragola. Ah, lui pensava che la fragola fosse la caccola del suo amico e quindi l'ha leccata e gli è piaciuto per quello. Vabbè, non voglio sapere, Scacco la Fragola, non voglio sapere, sono cose brutte. Palla molle, signor palla molle. Il loro aspetto mi fa abbastanza ridere. Signor palla molle, lei è un tipo arguto, vedo. Beh, lui cos'è che ha fatto? Beh, mi sembra che si sia versato del pomodoro addosso. Ha detto, oh, che bella questa palla molle. E Samantha Rallamona? Che caspita di nome è questo Samantha Rallamona? Vabbè, è Samantha Rallamona. Lei cos'è che ha fatto? Mi faccia vedere. Lei è difficile da spiare nel pensiero, sa? Ah, ora si vergogna per una grande cosa che ha fatto, vedete? Manco non mi vuole nemmeno vedere in faccia. Lei ha mangiato gli hot dog di un... l'hot dog di un tizio, vedi? Proprio come questo qua, il salsicciotto di un tizio, non si... si vergogna. Beh, ma allora mi scusi, lei è libero di mangiare tutti i salsicciotti che vuole, io glielo ho sempre detto. Cioè, io lo dico sempre alle persone, no? È libero... chiunque può mangiare salsicciotti... o anche magari le patate. Chiunque. Perché è giusto così. Continui a mangiare i salsicciotti se desidera. Questi maiali non hanno fatto niente nella loro vita. Sono delle povere bestie tranquille di Satana. Ma perché io sto vedendo delle cose? Questo sole è tutta colpa del sole. Io lo sapevo. No. Oh mio Dio, chi è? È la zia Ostrogota. No. Scappa prima che quella pazza psicopatica mi veda. No, no, non ci dobbiamo far vedere. No, mi devo nascondere, accidenti. A lei. Mannaggia. Rosmarino Ostrogoto, questo è lo zio. È lo zio pazzo, ma lui non mi fa paura. Lui è bravo. Zio, come stai? Come ti permetti di stare con quella là? Con quella là, ma davvero? Lascia, io te l'ho sempre detto, lasciala, quella là è pazza. Oh mio Dio, gli ho appena spiato il pensiero e non la può lasciare? Perché se no lo picchia e lo uccide. mi spiace zio, mi spiace tanto. A volte capita nella vita, capita, che cosa vuoi che ti dica? Tu prova a scappare, nel caso morirai, cosa ti devo dire? Queste persone sono davvero strane comunque. E poi cos'è questo posto? Mi sembra una specie di hotel. Un hotel pieno di... rosmarini ostrogoti. Che brutte cose che ci sono qua. Che bello, wow. Veramente bellissimo. Cioè, veramente io sono scioccato dalla fascinitudine di questo posto. Veramente un bel posto. Poi è una bellissima città, piena di pace e prosperità. Vabbè, io direi di andarmene a casa mia, perché sinceramente non lo so, non mi sento sicuro a lasciare la zia Ostrogota
là in casa mia. Chissà cosa mi potrebbe fare. Mi potrebbe dar fuoco alla casa. No, 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 devo andare, devo andare. Accidenti. Chissà quella pazza della zia che cosa starà facendo. Accidenti. Ah, che pizza dover sempre preoccuparsi di queste cose. Per fortuna che almeno non mi devo preoccupare di altre cose. Ok, qua mi sembra che non ci sia più. Per fortuna. Sinceramente io non so dove sia finita. Adesso se dà fuoco alla casa, se me la fa esplodere, non so cosa fa, non so dove devo andare a vivere, mannaggia. Perché è pieno di cose nella mia casa. Non posso perdere la casa. Perché, accidenti, mannaggia la zia ostrogota. Sale versato, allora, è tutta colpa tua, basta, non ne posso più. Allora, signor poliziotto, raborti pastrocchio, là dentro, a casa mia, c'è una zia che si chiama zia ostrogota che mi vuole fare del male. Mi scusi? Mi scusi? Vabbè, lasciamo perdere. Io veramente queste persone comunque non le capisco, sono proprio strane. Oh no, c'è la porta aperta. Perché, accidenti? Aiuto. Allora lasciamo le porte aperte perché sinceramente io ora non mi fido assolutamente di chiuderle. Assolutamente no. Ho troppa paura. Per favore no. Oh mio Dio, non c'è. Non c'è, è sparita. È sparita, è sparita. Sì, 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 sì. Perfetto, 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 perfetto. Oh no, cos'è stato quel rumore? Cos'è stato? No, per favore. No, 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 no. Accidenti, accidenti. Sarà meglio andare a controllare quella porta. No, non lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo. Basta, basta. Non ne posso più di questa zia. È giunta l'ora di farsi valere con il mio iPhone in spalle. Basta.